Non guardare. Ma bella, 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 tutto bene? Ufficialmente siamo ai 200.000 iscritti. E questo è il primissimo video che registro dopo questo grandissimo traguardo. Ed è per questo che vorrei ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Però, prima di iniziare con questo fantastico video, come al solito, un bel like. Oggi dai, festeggiamo i 200k con stile. Facciamo arrivare questo video ad un numero di like astronomico. Fatelo per me, forza. Anche perché oggi non saremo da soli. Come vi promisi nello scorso episodio, saremo in compagnia di Svantaggio. Ma detto ciò, direi che potremo anche iniziare. Ok ragazzi, siamo ufficialmente ritornati nella nostra serie e finalmente abbiamo pure introdotto Svantaggio. Quindi ti do il benvenuto. Hai mai giocato una roba horror su Minecraft? Salve. No. Allora, questo mondo praticamente accadono un sacco di cose strane che io sinceramente ancora non so, ok? Non mi sono spoilerato nulla. Tra l'altro nello scorso episodio, che tu non hai visto e non ti ho fatto vedere per evitare spoilers, sono successe un sacco di cose molto molto carine. Magari e probabilmente succederanno pure in questo episodio. Quindi ora, come primo obiettivo è quello di armarti, perché sei nuda. Non voglio farti partire senza niente. Esatto. Allora, di cibo ne ho. Quindi, se vuoi, te ne posso passare. E per il resto, cerchiamo un po' di organizzarci. Vorrei anche costruire una casa. Vieni. Ma ci sono. Oddio. Ci sono due strutture. Ci sono un sacco di alberi spogli. Sì, esatto. Questa cosa un po' non mi piace. Oh, c'è un albero blu lì. Io direi, fermi un attimo. Abbiamo un sacco di cose qua attorno. Alberi spogli. Qua la struttura, aspetta, innanzitutto andiamo qui perché voglio un attimo curiosare. È giorno, non sento rumori strani o cose strane. Ok, forse avevi un po' ragione, davvero. L'hai sentito anche tu? No. Avvicinati e dimmi se senti dei suoni. Prova? In che senso try a different time? Ci sono delle cose che non possiamo aprire. Ma tipo dobbiamo aprire in un certo orario. No, non la voglio aprire. Ok, allora allontaniamoci, allora dai. Cerchiamo di armarti prima di tutto, va? Tieni, tra l'altro io c'ho ancora il mio primissimo elmetto in pelle, che è il primissimo elmo che ho raccolto dall'inizio di questa serie. Te lo regalo a te. Ah, grazie. Vai, tieni. Vado a prendere della legna qua. Ci sta del legno grezzo qua comunque? Mi servirebbero anche le pietre, così faccio... Le pietre, in che senso pietra? Le cose in pietra. Ah, i tools. Hai ragione. Trovata. Ok, vai. Io ti faccio lo scudo, ok? Occhi ben aperti. Se vedi un qualcosa di strano, per favore avvisami. Sì. Perché qui dobbiamo uccidere due boss. Se non di più. Perché non ho mai capito quanti boss ci siano qui dentro. Sì. Che senso vuoi uccidere un boss? Non me l'hai detta questa cosa. È il bello del non spoiler. Tra l'altro vedo le cose che crafti. Prova a mettere un qualcosa nelle... Urco. Oddio. Tieni lo scudo, te l'ho fatto. Bene, a posto. Sei pronta? Mettiti lo scudo nella seconda mano. Vai, bravissima. Ok, possiamo continuare. Allora, io vedo delle iron bars qui e sono curioso, ma non fin troppo, perché iron bars non significano mai un qualcosa di buono. Ma io non sono armata per il boss. Non guardare. Tu non hai visto cosa appena è successo. È meglio così. Mi ha dato un jumpscare bruttissimo. Mi è comparso davanti Herobrine. No, ferma. Allora, fai andare prima me. No. Cos'è sta? Non cliccare. Cos'è sta zona? Oh. Usciamo. Esci. Non dobbiamo morire, ricordati. Quei cosi non ho ben capito il cosa siano, ok? Quindi fai attenzione. Non ti avvicinare perché corrono. C'è luce lì e io non ho piazzato torce. Proviamo a vedere se magari è un pozzo di lava. Quindi non ci dobbiamo avvicinare. Allora, se c'è luce, direi che possiamo anche curiosare. Perché finché c'è luce, magari è un buon segno. Ok, forse non è un buon segno. Mi sembra un qualcosa di... Ah! Ok, proprio così. Oddio! Oddio, che paura! Prendi. Prendi il corpetto, sì, prendi tutto, vabbè. Le ossa possono servire. Non si sa mai, magari potremmo farci un cane. Seguimi, ho visto che ci sta un portale rovinato lì. Oh, ci sta un loot box, allora prendilo, vediamo cosa ci sta. Ti difendo io dal ragno, eh. Ah, okay. Armatura in oro, carote. Carote servono, sì. Vai, prendi. Ok, ci sta anche il blocco d'oro qua sopra. Hai sentito? Basta con sti zombie. Da dove vengono sti zombie? Scusami. Ho sentito il rumore di prima. E sta cosa mi mette un po' l'ansia, sinceramente. Però ricordati, dobbiamo concentrarci nel farti l'armatura, perché senza armatura qua non sopravvivi. Tenta, fai attenzione. Evita tutti gli scheletri. Per il momento non serve combatterli. Sì. Ok, qui cosa ci sta? Dove sono ragnatele? No, non scendiamo ancora. Vorrei che ti facessi almeno dell'armatura. Comunque è bella sta zona, molto bella, wow. Non è horror.
C'è una casetta lì. Allora, vedo ragnatele. Perché è pieno di case con ragnatele? Non possono darci una casa bella. La mia gigante. Non è una casa questa. Non è una casa questa. Mostro. Non è una casa. Oh, villaggio! Ho visto un Enderman con la bocca, senza occhi. In che senso? Con la bocca senza occhi? Dietro di te. Cosa hai trovato? È un tempio. Cos'è sto rumore? Oh mio Dio! Vai via. Lo sei finita? Vieni qua, vieni qua, vieni. Ma ci sono dei zombie che mi stanno seguendo. Vieni, non guardarli, vieni, corri. Dobbiamo fare molta attenzione. Magari entriamo qui dentro? Ok, cerco di fare ci una variamo. Scala. Aspetta, sì. Oh mio Dio, via. Scendi. Via qua. Ripariamoci una casa del villaggio qua. Sì, vieni qua. Entra. Chiudi. Ok, io c'ho il letto. Ma cosa è successo? È successo allora, di tutto. Buongiorno. Allora, qui la vedo molto molto brutta, eh. Dormiamo. Come ci sono mostri? No, non possiamo anche dormire adesso. Dobbiamo per forza ucciderli. Vorrei dormire. Vorrei anch'io dormire, però non me lo fa fare. Io ho preso delle emile da quella cassa. Ok, ora dormi, ti prego. Facciamo schippare la notte, ti prego. Non mi fa dormire. Che petro. Ecco, guarda sto villager che... C'è uno zoom che ci sta puntando. Mamma mia, ma che succede? Non possiamo dormire. Ci siamo circondati da mostri. Non ci credo. Cosa facciamo adesso? Non lo so. Quei cosi volano. Non mi fido ad aprire le porte. Così sì. Fai attenzione a non uccidermi. Cerchiamo di farli fuori. No. Chiudi, è meglio. Oh mamma mia. Mamma mia, cosa ho appena visto. Dobbiamo trovare un modo però, perché così non possiamo fare nulla. Sta facendo giorno, fermi. Sta diventando giorno. Ma cosa stanno seguendo quegli zombie? Secondo me i villagers. No, attenta. Volevo uccidere il creeper. Però ok, siamo fuori. Via, corri, non sfiggiamo la fiera. Corri. Non dovevamo uscire, non dovevi uccidere quel creeper. Vieni qua. Ok, oh, spacca questo. No. Ma questi li possiamo uccidere? No, no, oddio. Non li vuoi uccidere? Mi tolgo un sacco di cuori, via. Oh mamma, stavo per morire. Mio padre, ho dei riparati in una casa. Quanti fantasmi ci sono? Via. Corriamo. Oddio. Ma io sono in una casa, dove sei? Ho sentito un suono bruttissimo. Pure io l'ho sentito. Oh mamma, cosa è successo? Oddio, mi stava per entrare in... Se mi ha aperto la porta! Non ci credo. Mi stava per entrare in casa il fantasma. Ma quanto è difficile farti fare un'armatura? Ma perché stanno succedendo tutte queste cose? Ma si possono uccidere i fantasmini almeno? Io te lo sconsiglierei perché mi hanno tolto un sacco di vita mentre provavo ad ucciderli. Ma si possono colpire? Non lo so, perché io li ho colpiti. Però non ho visto... Perché io non ho visto la porta? Ma che fai? I villager che aprono le porte, veramente che fastidio. Ok, ti devo raggiungere, voglio stare con te, vieni. Ti prego salvami, mi ha preso. Ci sta un creeper qua fuori, cerco di farlo fuori. Aspetta un attimo, aspetta. Sto facendo una spada. Aia. Ok, come sei messa adesso? Posto? Sì, credo di sì. Attento. Madonna. Allora, io ho notato una cosa, che in questo mondo è pieno di robe del genere, ok? Però io vorrei capire se dentro queste strutture ci stanno ceste che possiamo lootare. Non morire. Attenta. Ci sono le Wither Rose per quello. Non ci credo. Ho premuto qualcosa. Ancora. Ok, via, allontaniamoci da qua. Dobbiamo tornare un attimo in quella casa nel villaggio per dormire. Cerca una casetta o qualcosa. Sì, vai. Ok, dimmi appena trovi un letto. Ok, io sono a letto, vai veloce, dormi. Letto qui. Dormi. Ok, oddio, meno male. Cioè, renditi conto che per skippare la notte, quando premiamo quella roba, dobbiamo per... Ma? Dormi? Non cliccare nulla? No! Ti voglio scappare. Vediamo se... Non muoiono. Dovrebbe muoversi. Ma dove abbiamo sei? Dormito, sbaglio. Ti prego. Aia. Come si fa ad uccidermi? Ma sbaglio, abbiamo dormito, scusami. Entra qui. Aspetta, devo prendere il letto. Ho visto Aerobrine. No, dormi. Ci sono dei mostri, non mi fa dormire. Niente, non ce la faccio. Sono morto. Sto dormendo. Aspetta. Ok, rimani a letto. Non ci sono solo zombie qui, eh. Rimani a letto. Ok, sono a letto. Oddio, ho dormito. Ma non diventa giorno. Oddio. Non ci credo.
È più di mostri strani. No, dobbiamo aspettare, no, per forza. No, possiamo di qua. Non possiamo fare nulla. Attenzione. Oddio. Allora, io direi che questo villaggio, più che aiuto, ci sta dando solamente disfatte. Esatto. Direi di correre e sperare di beccare un qualcosa di utile. Andiamo. Aspetta che mangio, aspetta. Allora, mentre scappiamo via da questo villaggio, dove c'è quanto... Non aprire, non aprire. Oddio, è enorme. No, io ho paura. Ma, no, ma questo zombie non era uno zombie? È sempre stato uno zombie, che senso? Due sono, no. Ah, ok. Dobbiamo uscire da... niente, stavo per dire, usciamo dal retro, ma quel ragazzo si è messo davanti. Siamo circondati. Qua forse, vediamo. No. Forse da qui possiamo scappare, aspetta. Faccio tipo una sorta di ponte. Usciamo da qui. Oh, attento! Che c'è? È là davanti. Vieni qua. In che direzione andiamo adesso? Guardiamoci un attimo intorno. Oh mamma mia, quanto è alto. Non può saltare, vero? Non ci può raggiungere. Ok, io starei lontano da quei robi. Non ti avvicinare. Capito. Guarda la faccia. Ho visto, è bruttissimo. Da questo lato non posso scappare, che ci sono i mostri là. Allora, il mio 3. Sì. Scappiamo via. Vai, andiamo. Dove di notte dove il mostro? Oddio, sotto, qua, sotto, qua davanti. Sotto. 1, 2, 3, vai. Vai, corri. Via, corri, non guardare indietro. Vai, sempre diritto. Ok, non ci sta seguendo. Non qui. Bene, però non ci fermiamo. No, ma neanche morta. Oh, via, corri. Vabbè, che ce andiamo via. Via, per forza. Oddio, no, ti vedo la struttura lì. Allora, se vedi Skulk, ti dico già che non è una cosa promettente. No, esatto. Vediamo un po', sono curioso. Ti proteggo io. Almeno. E niente, il villager. E niente. Ho paura. Qua è inutile andarci. Allora, questa cosa qui mi ha abbastanza sorpreso. Il fatto che noi stavamo dormendo. Abbiamo letteralmente provato a dormire. Ma la notte non si poteva schippare. Attenzione, cos'è quella roba? Le mosche. Via, qua. Non guardare. Via. Cos'è? Mini scheletro? Esistono i mini scheletri? Sì. Ok, forse qui potremmo... Oddio, c'è una casa. Oddio, ho paura però. Ok, proviamo a vedere se magari questa casa è abbastanza affidabile. Perché no? Anche se... Uno zombie strano. Questo di rosso. Uno scheletro senza mani? Da dove si entra? Questa è la vera domanda. Trappole, pressure plate. Ho visto degli zombie strani. Allora. È della città, così almeno ti accorgi. Qua sono dei villagers. Sembra una zona abbastanza tranquilla. Non vedo cose strane. Saliamo? Proviamo ad andare su. Che c'è? Shifta, eh? Allora, lì ci stanno delle torce. Non ci sta nulla qua, mi sa. Oddio, che paura! Oh! C'è un villager! Oddio! Sono felicissimo di vederlo. Opzione di healing. Tear of the Man. Cos'è questo? Tear of the Man. Questo è tipo la casa di uno stregone. Però possiamo incantarci le robe. Io direi, mi prendo questa enchanting table, la potremo utilizzare magari per la nostra casa futura. E il Madonna, letto... Madonna, si sono trovati del ferro, però... Renditi conto che non possiamo nemmeno dormire. Dice che il letto è occupato. Cos'è? Comunque... Sì. Dove sei? Aspetta un attimo, ferma. Questo villager... Vendeva un cassette player. Vieni sopra un attimo. Sopra? Sì, okay, vieni. Non so se tu abbia una videocassetta nel tuo inventario. Controllo un attimo. Ho un libro Slenderbook, però non ho la videocassetta. Io nel primissimo episodio avevo questa cassetta con delle istruzioni. Ok, non ho ben capito a cosa servono, però ho trovato un registratore. Ora lo metto e vediamo un po' cosa mi dice. Play audio. Fatto play video. Aspetta. Welcome to the safety instructions. In this video, you will learn the necessary safety precautions. Non ho capito niente di quello che sta dicendo. Ho come una brutta sensazione. Mi sa che appena finisce questo coso. Via. Andiamo. Ma che ci andiamo di qua, guarda. Ma cosa ha detto? Diceva. Oh! Oddio, che paura. Ci sta dando delle istruzioni di sicurezza. Però a me non interessano. Ma che istruzioni? Istruzioni abbastanza inutili. E qua cosa c'è? C'è una caverna. Ok, forse mi dopo. Scusami. Oddio, l'hai fatto malissimo. Qui? Oh, ci sta carbone. Torce, ti prego. Ci servono assolutamente torce, che non vedo nulla qua. Torce, me le faccio. Oddio. Adesso al volo. Che c'è? Creeper. Oh! Brava che mi hai avvisato. Bravissima. Oddio. Ma cos'è sotto questa zona? Che ma qua come cadi? Scendiamo, aspetta. Ci sono delle scale qui che vanno a tratti. E poi ci sono anche le diane. Oh, il secchio d'acqua, facciamo così. Oh, c'è un pesciolino. Eh sì, perché c'avevo la secchio con il pesce tropicale. Andiamo. Ho paura. Non vedo nulla. Hai torce? Non mi piace. Sì, ce l'ho. Sì, ho un po' paura, Non so cosa c'è qua dentro. Ma? Oddio, è no. È una mineshaft. Un po' strana sta mineshaft.
Solo io sento la musica? Vieni da questa parte. Ma magari è positivo, non ci spaventiamo. Cioè, a seguire non ci ho fatto niente. Ok. Aspetta, esploriamo. Magari c'è qualcosa. C'è Minecraft? Nulla di interessante. Oh, carbone però, va bene. Carbone sì, ci serve. Ma se trovi ferro è perfetto. Oddio, ferro sì. Ho messo due torce qua. Ok, ho delle torce. Vieni. Oro, sì. Lingotto d'oro e delle torce. Ok, perfetto. E ci sta pure una name tag. Forse qualcosa qui dentro comunque. Sì, per esatto. Forza c'è qualcosa. È una mineshaft praticamente. Non è nulla di troppo speciale. Smeraldi. C'è un altro smeraldo pure smeraldi. Da me. Due smeraldi ho trovato. Due smeraldi, io. Quattro tre, smeraldi. Quattro. Quanti smeraldi ci sono? Cinque. Ok, c'è qualcosa. Cinque smeraldi ho trovato. Io uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. No, oddio! Otto. Altri smeraldi. Otto smeraldi. Ma? Oddio, ma quanti sono? Ho trovato ferro. Smeraldi. Qui. Bravo, vai. Vieni, finalmente progressi. Non lo posso fare. Vai, scava. Allora, io ho trovato un sacco di smeraldi. Ma poi tantissimi. Guarda, non finisco più di trovarne. Oddio. Oddio. Dimmi, hai trovato qualcosa? Il mio Minecraft sta diventando in bianco e nero. Ho la sensazione che tipo si sta desaturando. Non so perché. Oh mio Dio, via. Sto vicino a te. Ok, è ritornato colora. Ma è una mia impressione o cosa? Ho trovato una zona. Sì, i colori della Minecraft. Che c'è? Oh! Oddio! Aiuto! Oddio! Oh mamma mia, ma cos'è? È una caverna! Un po' strano come caverna. Oddio, ma qua si esce, vieni. Aiuto, sono io, aiuto. Oh, via. Corri. Aia, corri, via. Chiudi. Ok, fatto. Oddio! Hai sentito il rumore? Ho sentito qualcuno urlare. E c'è una torcia di redstone. Hai sentito anche tu? Oddio! Non dimmi che viene qua. Siamo morti. GG, oh, c'è un sacco di ferro. Vedo se riesco a prendere il ferro. Dimmi quanto sta lontano. Corri verso l'acqua. T'ho ucciso? No. Sto correndo però. Questo lo so. Oh, mi stai seguendo. Oddio. Corri. Mio Dio. C'è un uovo. Cos'è questa cosa? Oh. È un nido di ragni. Oh mio Dio. Dove sei? Sto scappando. Non posso più correre. Non ci credo. Ho trovato i diamanti. Hai trovato diamanti? Sì. Ok. Ho appena ucciso un fantasma. Oddio. Attenzione. C'è Robin. Lo vedo. Tu non guardarlo nel dubbio. Creeper dietro. Aiuto. Andato via. Oh mamma. Oh, ho visto un'entità con l'armatura nera. Via. Usciamo da sta caverna. Non vedo nulla. No, non mi piace questa caverna. Ho visto un'entità con l'armatura nera. Un'entità con... No. Via. Ci sta del ferro qua però. Okay. Che vorrei raccogliere. Ehi, torcia. Metti giù una torcia veloce. Allora, ti raccolgo questo ferro. Poi usciamo subitissimo. Prendi il ferro anche tu. Prendi il ferro. Questo ferro lo utilizzeremo per farti l'armatura. Non ci credo. Sai che vado proprio... Vengo a salvarti. Ok. Oddio, aiuto. Ah, è qua. C'è un sacco di creeper dietro. Via, li facciamo esplodere. Via. Faccio esplodere, let's go. A posto. Oh, altro creeper, vai. Con tutti gli zombie. Scuro. Brava, bravissima. Ok, ci sta del ferro qua, è il tuo ferro? Sì. Penso che sia esploso per colpa dei creeper. Ho 22 pezzi di ferro. Penso che ci bastino, no? No, ce ne servono di più in realtà. Ma? Oddio, c'è... Ma? Chi è questo? C'è grande puffo. Che grande puffo? Io non lo voglio vedere. Non grande puffo. È uno zombie con un ash tipo. È non molto... è grande puffo. Oh, altro ferro. Come si chiama? C'è dato altro ferro. Oddio, che brutto sto zombie. Che brutto che è. È diventato scheletro. Però non si vede. Oddio, ho paura. Un verme? Che schifo. C'è altro ferro qua. Io lo raccolgo, eh. Allora facciamoci. Perché sono dietro intensi? Un po' pericolosa questa caverna. Io direi facciamoci una sorta di bunker qua sotto. E cerchiamo di prendere più cose possibili. E usciamo da qua full armati. Sì. Aiutami a scavare. Facciamo tipo un buco nel muro. C'è un boss quello, eh. Via. Non guardarlo negli occhi. Ok. Perfetto. Oh Dio. Ok. Mamma mia. Perché sento rumori intensi? Anch'io. Sempre più forti. Non guardare, sì. non far caso ai rumori. Fornace qui.
non ho combustibile. Ci serve carbone. Ce l'ho io. Ce legno. L'hai? Ok, ferro. Oddio, avevo 35 pezzi di ferro. Ci basteranno. Sì, ma ci aspettano tutti. Ma chi siamo? Special guest. Ci sta uno zombie, un baby zombie e uno scheletro qua davanti. Hai sentito, vero? Hai sentito anche tu? Sentito anche tu? Sì, perché parliamo in due in comune? Sicuro di voler uscire? Magari lo scheletro, non credi? L'hai sentito? L'hai sentito? Dimmi che non sono l'unico. Dimmi che non sono l'unico ad averlo sentito. Oh, mi hai fatto saltare! Ma perché apri così? Voglio sbirciare fuori. Fermo. Ammazzalo! Ok, a posto. Facciamo ottimo tangente che c'è fuori. E nulla, ragazzi. Siamo rimasti qui in una situazione abbastanza preoccupante, perché non possiamo né scendere né salire, né andare avanti né indietro. E ci abbiamo degli zombie con gli occhi bianchi davanti a noi. Quindi direi di concludere il video qua. Nel prossimo episodio cercheremo di uscire. E per il momento l'obiettivo di questo episodio è stato completato, ovvero che Svantaggio sia armata. Noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video. Ciao ragazzi. Ciao.